Stato il cui popolo si sente assicuro da minacce come la crisi, il terrorismo e qualsiasi minaccia voi vogliate immaginare? È un paese più in sviluppo, più ricco, più aperto a nuove culture e anche all'accoglienza di nuove esperienze. È più aperto al mondo. Ma gli italiani non si sentono assicuri all'interno dell'Unione Europea. Le percentuali parlano chiaro. Infatti, l'Istat ha accurato che esattamente il 76% della popolazione italiana ritiene che l'Unione Europea non faccia abbastanza per aiutarci e proteggerci. Quindi, che cos'altro avete bisogno di sentire? L'Unione Europea non ci sta aiutando affatto. Stiamo andando contro le nostre stesse idee, i nostri stessi ideali. Abbiamo degli interessi, dei bisogni, non li stiamo ascoltando semplicemente per mantenere vivo un sogno di anni e anni or sono. Ma che senso ha andare ancora avanti e investire il nostro denaro, la nostra fatica, il nostro sudore, se le soluzioni che noi stavamo cercando non ci arrivano? Ebbene, possiamo essere noi stessi le soluzioni che stiamo cercando. Uscire dall'Unione Europea ci farà ricrescere perché i nostri prodotti valgono oro, ci farà trovare le soluzioni a quelle che sono le problematiche dei giorni nostri. La crisi economica, se noi non interveniamo, continuerà a lasciare persone in mezzo alla strada, senza il cibo, senza un lavoro, e le nostre banche, come molti baschi di schiena, continueranno a sprofondare. E l'immigrazione continuerà a mettere le sue vittime, come il terrorismo, e le vie continueranno a macchiarsi di sangue, come a Nizza, Barcellona, Berlino, Bruxelles, ovunque. Quindi vorrei ribadire inoltre che nulla ci tiene vincolati all'Unione Europea, se non un pezzo di carta. Ma, come diceva l'avvocato esperto di politica Klaus Hinkel, l'Europa non può nascere da un pezzo di carta. O nasce dal cuore dei suoi cittadini o non può nascere affatto. Grazie per l'attenzione.